Ierino. Pacco dalla Bulgaria. Questo è il... Come si chiama? Questo è il Cristo, là, il top roof, il sunroof. Questo è il sunroof. Poi che cosa abbiamo? Questi sono i fanali che sembrano molto leggeri. Sembravano di dovevano essere di vetro, pensavo. Ma vabbè, ok. Questo è mitico, eh? Mi sembra che sia già stato smontato da qualche parte. Bah, ok. Poi cosa abbiamo? I tappeti. Abbiamo i tappetini di gomma. E qui abbiamo i due cristi. Però non ci sono le staffe per attaccarli, sti due rinco. I due paraspruzzi. Però mancano le staffe per attaccarli. Vabbè, mo adesso gli devo scrivere. Questa è la parte più importante. Questo qua non capisco. Comunque, dai, ok. Vabbè, praticamente dei fanali avevo chiesto quelli in vetro, cioè pensavo fossero di vetro, e invece mi è arrivato tutto il set qua di plastica. Cioè il set, il coprifanale è comunque di plastica, come l'altro. I tappetini, questi qua, vediamo una volta che li ho messi, pesano di più i tappetini che non lo specchio, il sunroof, e questi sono i rubber mud, no? Cioè, guarda che roba. What's style? Ma che cos'è? Ma che cosa riparano queste minchiatine qua? Cioè, no? Ma cosa sono? Queste mi sembrano le tovagliette per queste mi sembrano le tovagliette per mangiare sopra. Ma dai, ma che carriera! Ma guarda che tappetini della Watts proprio. Ma che cazzo! Comunque questi mi sono arrivati senza la staffa per applicarli. E quindi un Watts. Marco! Perfetto! Ha ha ha.
andare. No! Eccellente! Questo è il pezzettino di legno che ti ha rigato la macchina. Questa è la zona di istruzione. E più in giù, qua così, là così, ho trovato il pezzo. Io credo sia questo, però è l'unica cosa che ho trovato. Qui adesso è arrivato il mistero. Non si sa se il gear viene dalla Russia o forse viene dalla Corea. Tutto pare che sia diventato un top secret, un mistero che non si deve conoscere. In ogni caso, i pezzi sono diversi.